Bene, ritornati a In Viaggio con te. Oramai lo sapete qual è il nostro ospite preferito, lui è Daniele Somenzi, adesso rido perché oramai la presentazione la conoscete anche voi a memoria, perché è nativo di Cappella di Casalmaggiore ed ora vive in un'altra bellissima località che è Cinquale di Massa Carrara. Pensate un po', oggi ci ha portato anche delle immagini dei due alberghi che lui ha di famiglia, sì. Li abbiamo sempre menzionati e alla fine della trasmissione ve li facciamo anche vedere, sì, praticamente, visto che si apre la bella stagione. In Versilia. In Versilia, sì. È l'occasione giusta per andarlo a trovare in una delle sue due strutture di famiglia, sì. Ovviamente. Diciamo che mia sorella ha un bel bed and breakfast, ma tanto carino, con piscina così, si chiama Namaqua e il nome l'ha attinto. Mio cognato è andato in Namibia, luoghi che io conosco bene, e anche in Sudafrica. Guarda, e nella parte l'analisi del Sudafrica... l'ha già fatto partire, ah, ecco, allora addirittura qua, lo diciamo subito. Bravissima. E Namaqua ha preso il nome da una regione del Sudafrica che è stupendo, mentre mia mamma e mio papà hanno un albergo all'Hotel Manuela del Cinquale, e, che tra l'altro io penso che molti telespettatori lo riconosceranno dalla fotografia, perché è molto tanta gente ci va anche da Cremona, da tutte le parti del nord Italia. E niente, vi invitiamo insomma a venirci a trovare, ecco. Ma sì, dai, facciamo un po' di pubblicità, un po' di promozione, certo. Visto che si apre, perché la bella no? stagione. Anzi, tutte le volte mi riprometto che dovrei venire anch'io a trovarti, esatto. Non l'ho ancora fatto, non te l'ho già sono detto una brava tante volte, amica, venimi a trovare che ti faccio vedere la mia lavanderia che ha un bellissimo logo, che è, tra l'altro è questo logo qui, te non lo sapevi. Il logo questo qui, lo vedi? Quello lì? Ah, non lo sapevo. L'uccello con il Yulara. Cielo, Yulara. Ce l'ho in una gigantografia che l'ho fatto io proprio, è venuto anche bene. Che tra le altre cose, io penso che tu la lavanderia abbia anche una cartina geografica con gli spilli. Tutti gli spilli nei paesi che tu hai visitato, che sono oramai più di 100. 102. 102. Ecco. E in molti di questi sei ritornato tante volte. Tempo Qual fa. È il paese che hai visitato di più? Oddio, ti ho colto la sprovvista. No, l'Australia. No, gli Stati Uniti. Gli Stati sono stato 30 volte negli Stati Uniti. Quindi oramai li da una parte all'altra sono entrato e uscito 30 volte. Meglio di Cappella li conosci. Sì, Cappella, Stati Uniti ormai li conosco benissimo. Dico sempre l'Australia perché ci sono innamorato. Però tempo fa avevamo anche fatto, quando avevamo ospite qui in studio Vicini Gilberto, ti ricordi? Aveva portato una piccola mappa con gli spillini e là in lavanderia ce l'ho uguale a quella, però formato gigante. E i clienti che entrano ogni volta dicono: cavoli, ma quante lavanderie che c'ha questo qua? Sì. E invece dopo, quando vedono che ci sono gli spillini in Groenlandia, al Polo Sud, in Antartide, diventerebbe dicono... difficile la gestione, io sì. credo, delle lavanderie. Gestione però... un po' difficile, laverò i pinguini. Ma ti chiedo una cosa, in una delle tue strutture alberghiere di famiglia, sì. qualche ospite che è venuto magari nella scorsa... estate, ti sì. ha riconosciuto? Ha sentito parlare sì, di te? Sì, 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 di già. Ti chiedono di già, di mia mamma gliel'hanno detto. A mia mamma di Cremona hanno detto: oh, ma è tuo figlio quello lì che vediamo in televisione, ma caspita, ma quanti viaggi che ha fatto, bla 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 bla. E mia mamma è tutta gasata. Sì, sì, è mio figlio. Anzi, vogliamo salutare la tua mamma, visto Giuliana, che... Giuliana che è la cuoca dell'albergo, tra l'altro, e fa da mangiare benissimo. Piatto tipico? Lì ci sono i panzerotti. I panzerotti. Sono buonissimi e sono tipici della Lunigiana, molto buoni. Non sono anche piacentini i panzerotti, no? Panzerotti anche piacentini, sì, però mia mamma, essendo di Casalmaggiore, anzi anche lei di Cappella, e niente, allora si porta anche un po' di menù suoi e vabbè, comunque lei fa il fritto misto è proprio locale. Il fritto misto è sempre richiesto quando si va al mare. Perfetto, allora non mancherà occasione, verrò anch'io a trovarti all'Hotel Manuela del Cinquale. Mi ospiti una certo, sera? Certo, poi ti avevo anche detto cucini che io... tu? No, cucina mia mamma, perché io ti do le scatolette. No, allora non andiamo bene. So che sei abituato a mangiare di tutto, io no. Sono un po'... a me piace mangiare bene. Sì, anch'io ero nel semplice, settore... semplice, ma bene. Sì, nel settore dell'alberghiero, perché ho gestito anch'io un albergo per 10 anni, appunto l'Hotel Storyville, che c'è ancora lì al Cinquale, però abbiamo dato via la gestione, io ho preso la lavanderia, che mi dà modo di viaggiare un pochino di più. Allora, a proposito di viaggi e a proposito dove dei mi paesi... Dove mi porti oggi? No, dove mi porti tu. Ah, ecco. Perché sei tu che sei un grande viaggiatore e visto che sei stato 30 volte negli Stati Uniti d'America... Dove andiamo? Dove andiamo? A New York. Esatto. Raccontaci un po' di questo viaggio che possiamo definirlo... Anomalo. Una mattata. Una mattata, anomalo. Sì, perché sono andato là per un giorno.
avevo insomma tutti i pezzettini del puzzle in quel momento erano incastrati bene e allora sono partito, avevo il tempo, avevo questi due soldi qui da spendere e avevo anche un pochino di bisogno di staccare un attimo la spina perché ero abbastanza stressato in quel momento, ho detto vado, 2 giorni vado via. Sono andato a New York, cioè non è che sono andato a Vienna. E, niente, praticamente cosa è successo? Che appena atterrato a Newark, che è l'aeroporto secondo a JFK, al Kennedy, poi ce n'è un altro, la Guardia, a New York, sono atterrato lì, ho preso l'auto a noleggio, che sono arrivato alla sera dello stesso giorno, dopo le solite 12-13 ore di volo, e mi sono incamminato verso sud, guidando sulle bellissime autostrade lì nel New Jersey, perché eravamo nel New Jersey, e andando nella direzione di Atlantic City, che è una Las Vegas che si trova ai bordi di Philadelphia. E poi dopo ero stanco, nel mio fuso orario, nel mio corpo, erano già l'una, le due, le tre di notte, mi sentivo stanco veramente, anche se là c'era ancora il sole, che era ancora abbastanza alto all'orizzonte. Allora, su un catà, a motel e su Mandalette. Però mi ero portato in quell'occasione la Graziella, la bicicletta mia solita, una delle 20. Una delle 20 che poi hai lasciato nei paesi sì, sì, dove sì. Sei arrivato. Quella lì veramente l'ho abbandonata dentro addirittura nel baule della macchina. Quando ho riconsegnato la macchina al neretto, lì c'era un nero, gli ho detto, beh, la vuoi una bicicletta? Ma caspita se la voglio. Allora gliel'ho lasciata lui. E niente, sono andato la mattina seguente. Mi sono svegliato prestissimo, ora locale, del tipo le 4 di mattina, non riuscivo più a dormire, no? E allora sono saltato in macchina e sono andato ad Atlantic City, che è, insomma, tutta Ma piena di... Ma era una tappa che tu ti sei studiato a sì, casa? Sì, no, sapevo che volevo andarci. No, non era a caso perché in un giorno... Svegliato nella notte, hai detto... No, ero ormai a 50-60 chilometri, dunque ho detto voglio vederla sta Atlantic City, visto che avevo visto Las Vegas, però non ha niente a che vedere con Las Vegas. Las Vegas è bellissima, da uno 10-10 e questa 5, to. Però sai, uno di New York fa prima di andare lì a giocare gambling alle slot machine. E niente, sono entrato in un paio di casinò, non è che mi interessassero tanto, però dovevo far passare il tempo. E Hai giocato? No. Hai vinto? No. Per non forza. Ho giocato, non ho vinto. Ho montato la bicicletta Graziella, c'era un guardiotto là che mi ha guardato, ma questo qua cosa fa? Ma cos'è quel bagaglio lì? Con la bicicletta lì, la gallina di Pisnegni. Beh, insomma, ho montato la bicicletta, ho parcheggiato laggiù e ho pedalato per Atlantic City. E niente, chi mi vedeva diceva, ma di due sbucal questo che è, di due in alfero. E niente, io guardavo, c'era anche una marina sarebbe una rientranza del mare con tutti questi motoscafi bellissimi. E niente, è stato bello. E poi il sorgere del sole, questi gabbiani. Ah, perché dunque tu essendo giustamente partito alle 4 della mattina. Ma buon'ora la mattina mia da Reda. Sì, sei arrivato praticamente all'alba. All'alba, la super alba. E niente, man mano il sole cresceva, ho guardato sti alberghi, poi dopo ho detto vabbè, adesso ritorno verso New York. E niente, ho rimesso la bicicletta, l'ho ripiegata, l'ho messa nel baule, sempre da solo. E sono ripartito alla volta della grande mela. Premetto che i due giganti gemelli erano già stati eliminati, abbattuti. Diciamo. E sono andato a vedere Ground Zero. E poi dopo, niente, sono entrato in Manhattan attraverso un tunnel e ho visto, anche dopo vedremo, ho fatto i filmati di Ground Zero. C'ero stato anche prima io che andassero giù le Torri Gemelle. Hai lavorato anche tu a Miami. Sì, ma a Miami. Ma c'ero andato con Nicole in quell'occasione e siamo andati sopra una delle torri. Dunque prima ecco, e dopo. Ecco, dopo ci racconterai l'effetto che ti ha fatto vedere questo buco enorme sì, causato dall'attentato terroristico. Se la regia è in onda, mandiamo in onda la prima clip. Partenza qui da Firenze e sto andando a Parigi con questo aereo dell'Air France.
per poi dopo proseguire per Newark, New York. Devi spegnere il cellulare. Adesso lo spegno. Tu vai per i bank, ma anche negli Stati Uniti. Basta guardarci e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai impaurire, no, no, amarsi un po'. Aiuta, sai, a non morire. Donato, guarda cosa c'è lì. C'erano due opzioni allora. Una era quella di andare a Manhattan e una quella di andare ad Atlantic City. Come avevo pensato prima sull'aeroplano, l'ho detto anche nell'audio diario. Allora sono sceso qui e ho telefonato alla Best Western con lo shuttle bus gratis e la free breakfast e volevano $65, qualcosa del genere. Però gli ho detto, e poi dopo per domani per andare da lì dove siete voi fino a Manhattan, quanto costa il taxi? Fa $65 andare e $65 tornare. Andiamo a porto, affittare la macchina costa molto ma molto meno. Costa $88 per 24 ore e una bella macchina, adesso te la filmo, alla budget. Invece la Avis ne voleva 100, con tutte le assicurazioni, in caso di incidente che la distruggo oppure che me la rubano, non pago niente. E devo solo rimettere la benzina domani quando la riconsegno qui a Newark. L'aeroporto mi piace, caspita, non c'è, per andare agli affitti auto non c'è il... come alle Hawaii e a Los Angeles il pullman che ti porta là, c'è un treno monorotaia, quello che ho filmato prima, non c'è nessuno, tutte le macchine sono a mia disposizione, guarda, il tipo lì mi ha servito immediatamente, la bicicletta l'ho già messa in dentro. Sintra. Vediamo un po' se c'è il pieno, che gira, nord, sud. La Turnpike 95 South, eccola qua, peccato al primo colpo. Ecco, da qua dopo devo uscire alla uscita 11 e dopodiché sempre dritto fino ad Atlantic City. È strano perché sono in America, sogno di tanta gente e a me non mi fa più nessun effetto, come se fossi venuto, che ne so, in Francia. E 448 poi, le ore di volo non mi hanno fatto niente. Qua sono le 3 del pomeriggio, in Italia le 9 di sera. Ecco, allora abbiamo visto appunto il volo e ma perché l'arrivo. Ti scappava da ridere prima? No, ride perché spiegavi in aeroporto come era andato il viaggio, che cosa avresti fatto, la questione della macchina. Sembrava che tu stessi parlando con una persona, sì, invece sì. Eri da solo con la tua bella telecamerina che hai posizionato sopra il tetto della macchina. Se passava qualcuno diceva, quello è Seymour, parla da parlò. Un vero reportage, insomma. Esatto. Quindi tu sei arrivato lì, non sapevi esattamente se affittare una macchina o se andare in taxi. Esatto. Ti sei un pochino informato, hai saputo appunto di questo trenino per spostarsi, che non esistono... No, è diverso. Il trenino monorotaia è all'interno dell'aeroporto di Newark, mm-hmm. che ti porta ai parcheggi dove noleggiano le automobili. Ah, dunque è lungo 2 chilometri questo trenino, okay. È solo lì all'interno. Prima mi sono informato di quanto costava la Avis, autonoleggi, alla budget e così via. Poi mi sono informato quanto mi sarebbe costato andare in albergo a Manhattan e il taxi per andare da lì all'albergo e ritorno. Però costava molto di più, ho detto rispetto ma allora affittare la macchina, mi affitto la macchina. Quindi vai e ti muovi e dove come voglio. Quando ne voglia. Esatto. Allora, se la regia è pronta, mandiamo in onda la seconda clip. Sono uscito dall'autostrada. Atlantic City,
300 metri ci sono una sfilza di alberghi, qui ho fermato subito. $35 o 40 con le tasse, qualcosa del genere, pochissimo. A New York si parla di 60, 70 e $80 il minimo. E anche se c'è ancora giorno, adesso vado a Nanna. Qui c'è l'ora italiana 10:54 e l'ora di qua è 4:54. Senza nascondersi, manifestandosi, si può eludere la solitudine. Benvenuti ad Atlantic City. Partecipare è difficile, quasi come volare. Tu credi uno dei più grossi alberghi che c'è qui. Sono in bici e la luce sta arrivando. E sofferenze. Sono entrato in questo casino adesso. Ora vado con la bici a farmi un girettino qui intorno. Sta arrivando la luce. La pista ciclabile, siamo vicino al mare qua. Infatti si sente odore di mare, proprio di acqua salata. Ma mi sa che quello lì è quello vecchio. Questo qua invece è quello nuovo di Abbas. Visto qua i ganci come sono? Sono una semplicissima spranga di ferro, non complicate come quelle da noi. Non direi che di Atlantic City ne ho vista abbastanza. Commento, non è bella come Las Vegas e neanche come Laughlin. Ora stasera prendo il volo dell'Air France, sono le 6. Di mattina e l'aereo ce l'ho alle 6 di sera, circa le 7, non mi ricordo bene. Dunque adesso prendo la macchina, ritorno a New York, sempre via quell'autostrada che ho fatto ieri, che si paga 20 volte, però si paga solo 35 centesimi ogni volta. E poi entro in manata e mi faccio una pedalatina anche là. Allora, uno potrebbe pensare che quello che racconti non sia vero, però guardiamo insieme il video e tutto quello che ci dici è vero, fila, è documentato più, esatto, di così. Fila ogni volta, quindi tu sei arrivato, sei andato in albergo, ecco, a parte gli scherzi, si capisce esattamente cosa avviene quando hai un fuso orario. Tu dicevi che non avevi voglia di prenderti il fuso orario del luogo. E quindi sei andato a letto alle 5 del pomeriggio e ti sei svegliato alle 4 di mattina. Sì, e mi sono mantenuto il fuso orario europeo, visto che sono andato là solo per un giorno. Era inutile che dormissi forzatamente più tardi, mi svegliasse la mattina e poi dopo quando tornavo mi ritrovavo appunto a capo. A parte che il fuso orario si prende di solito in 2-3 giorni, dunque a Ghiavi Mia, ben di utri del secondese di Balacà. Allora mi sono mantenuto il fuso orario italiano. Ecco, tu nel senso, hai qualche consiglio da dare per abituarsi al jet lag? Fai uso tipo di melatonina per aiutare il sonno? O il tuo corpo si abitua in modo semplice e manuale? Nel senso, tu arrivi... Le prime volte, quando sono andato in Australia la prima volta, ho fatto un grande errore che poi ho imparato a non fare più, e questo è un consiglio che do a tutti. Ho cercato di atterrato a Melbourne la mattina del terzo giorno diciamo virtuale, ho tentato di stare sveglio fino alla sera di quel giorno lì australiano, e poi dopo ci ho messo 3 giorni a prendere il fuso orario, errore grandissimo. Invece bisogna dormire tanto sull'aereo, soprattutto andando da,
da verso est, se vai verso est, verso Bangkok, verso l'Asia, Giappone oppure l'Australia, così. E, mentre se vai verso ovest, ossia gli Stati Uniti, è molto più facile prenderlo il fuso orario, perché appunto arrivi e vai subito a letto a dormire e lo prendi meglio. Mentre se vai in Sudafrica non c'è fuso orario, quello è bellissimo, arrivi là è la stessa ora che la nostra, o al massimo anche le Maurizio, un'ora così, quelli lì si prendono benissimo. Comunque il consiglio che vi do è: cercate di dormire sull'aereo più possibile. Quando arrivate il corpo è più riposato e là, sia che siete arrivati in Australia, per esempio, alla sera del secondo giorno, che sarebbe l'ideale, così quando arrivi vai a letto ancora. In ogni caso, se arrivi alla mattina del terzo giorno, che hai dormito tanto in aereo, là riesci a star sveglio e capisci le cose del primo giorno australiano in modo eloquente. Cioè, riesci ad arrivare fino alle 4, alle 5, alle 6 del pomeriggio, che sei abbastanza sveglio. Dopo ven la manzola, ven al son e a letto per forza. Comunque, dormire tanto in aereo, la niente pastiglie. La manzola non l'avevi mai detto. La manzola, dai, è troppo bello. La Giuseppe, quante volte tu dici la manzola? Troppo bello. Allora, capisci, no, la manzola? Certo. Mandiamo in onda l'ultima clip. Andando via da Atlantic City e vedo nell'altra corsia che c'è, almeno prima, c'era un bel po' di traffico, vanno tutti a lavorare, adesso i vari alberghi. Magari arrivano da Filadelfia, perché questa strada andando dritto si va a Filadelfia. Scuola bus. Quando si ferma lo scuola bus viene fuori il cartello stop. E ce l'ha attaccato lì di fianco. Sono sopra il ponte che passa dal New Jersey allo stato del New York. Sa quanti anni ha questo tunnel? Forse 100. Sono già dentro a Manhattan. C'è pieno di taxi. I due grattacieli che mancano. Il famoso Ground Zero. Qui si vede un pochino meglio. Stanno lavorando a raffica, luci e anche di notte. La maggior parte dei grattacieli circostanti li hanno già riparati. E quello lì è ancora danneggiato. Questo qua ci hanno messo davanti quel coso lì. Anche quello là è stato danneggiato, e quello là. Questo tunnel era facente parte delle Torri Gemelle. Lì termina. Non si può parcheggiare da nessuna parte qua. Allora niente, adesso sloggerò da Manhattan. Se parcheggi, subito la polizia viene lì e ti dice di andare via. Anche a me. Ho detto, oh, via. Beh, comunque ho già visto il Ground Zero. Se continuo ad andare dritto vado nel Bronx. Che anno è, che giorno è, questo è il tempo di vivere con te, le mie mani come vedi non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensità, immenso amore, e poi ancora. Allora, ma che canzone romantica che hai messo, Daniele. Vogliamo dare un punteggio a questa mattata di 24 ore a New York? Ma diciamo che
Atlantic City mi ha un pochino deluso perché, sai, io non sono amante dei casinò, tutte queste cose, però, sai, quando sono andato la prima volta a Las Vegas, anche lì ho detto, ma che vado a vedere degli alberghi, invece no, Las Vegas è troppo bella, ci sono di quelle meraviglie, anche davanti agli alberghi ci sono le attrazioni per tirarti dentro al proprio casinò, anziché quello del vicino. Mentre qui non ci sono tutte queste attrazioni e vabbè, mi sono fatto la mia pedalatina in bicicletta, poi ho detto vabbè, Atlantic City l'ho già vista. Ma neanche una monetina hai giocato? Neanche no, una? No, anche perché erano le 4 o le 5 di mattina, c'era poca hai gente. Hai sfidato la fortuna però, perché... E niente, allora dopo ho deciso, aspetta che ritorno indietro a